E voltiamo decisamente pagina, una crescita del 25% degli espositori, ora 700, un più 45% di buyer internazionali, sono alcuni dei numeri di Sana, 27esimo salone del biologico e del naturale in programma da sabato a martedì a Bologna, è presentato oggi in conferenza stampa, un'edizione che nasce in forte raccordo con Expo, dove Sana e Bologna Fiera hanno allestito il parco della biodiversità, oltre 20.000 gli operatori già accreditati, con un fitto calendario di ben 160 eventi collaterali in città, dove 27 ristoranti offriranno biomenù e una notte bianco-verde prevista sabato sera. I dettagli nel nostro servizio. Il biologico è un settore che occupa 4.000 imprese attualmente, sono peraltro in aumento, abbiamo avuto un aumento di oltre il 4% delle imprese, ma la cosa interessante è che il valore della produzione è aumentato del 14%, quindi è in controtendenza rispetto al resto dell'agricoltura, il potenziale è altissimo e soprattutto di quelle circa 4.000 imprese ne abbiamo 800 circa che lavorano nella trasformazione del prodotto, quindi questo è un elemento di arricchimento anche del valore che ci fa ben sperare. Noi investiremo molto sul biologico nel prossimo PSR, non solo i 100 milioni che nel periodo sono dedicati alla conversione dal tradizionale al biologico, ma anche con gli investimenti, con l'innovazione e con le misure climatico-ambientali. Un grande risultato, quello di essere protagonisti in Expo, quello di aver realizzato il nostro parco della biodiversità e il padiglione del biologico in Expo con un successo che ora, grazie anche davvero ai tanti visitatori di Expo, vede il parco e il padiglione anche nostro in Expo avere un grande successo. E la Sana di Expo di quest'anno, del 2015, sente questa spinta formidabile, quindi abbiamo il 25% in più di espositori. Abbiamo una straordinaria presenza da 21 paesi del mondo, abbiamo una crescita del 45% dei buyer internazionali e soprattutto saremo una tappa molto importante del dibattito di Expo, del dibattito nazionale ed internazionale. Il Ministero e il Ministro presenteranno all'inaugurazione di Sana il nuovo piano nazionale per il biologico. Terremo un'importantissima seduta della conferenza del biologico nel Mediterraneo e Dio sa quanto oggi c'è bisogno di pensare al Mediterraneo. Quindi una Sana super, una Sana di Expo, una Sana che fa anche essere Bologna Sana City in quei giorni e Bologna in Expo assieme all'Emilia Romagna un protagonista di questo grande appuntamento mondiale. Questa edizione di Sana si presenta in maniera straordinariamente ricca per un settore, quello del biologico, che ancora una volta ha numeri in forte crescita. Siamo particolarmente soddisfatti perché questa crescita è insieme una crescita di imprese che si stanno oggi impegnando in questo settore, ma anche contestualmente una crescita di terreni che vengono coltivati a biologico nel nostro paese. Questa grande, straordinaria vetrina di Bologna e oggi insieme la vetrina dell'innovazione e della tradizione. Possono apparire parole in contrasto, ma non lo sono. Noi abbiamo in questo momento, in questo settore, la capacità di rappresentare il meglio della tradizione italiana e della possibilità di conservazione della biodiversità agricola italiana, innovando e andando costantemente a presentare prodotti sempre più qualificati, sempre più di qualità, sempre più anche appetibili per i consumatori. La crescita anche dei consumi, che è stata rilevata anche in questo ultimo anno, ci dice che la gente sta selezionando sempre di più e che anche in tempi difficili, di crisi, la qualità è l'elemento principale per il consumatore italiano.